Nel prossimo servizio parliamo di Breathless, la prima personale italiana dell'artista americana Andrea Polli. La mostra si tiene al PAV, Parco Arte Vivente, Centro d'Arte Contemporanea di Torino. Al PAV, Parco Arte Vivente, espongono fino al 26 febbraio la prima personale in Italia di Andrea Polli, l'artista considerata tra i protagonisti dell'arte ecologica cosiddetta estrema, che affronta temi importanti ed attualissimi come il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. La mostra Breathless, ovvero Senza Fiato, è a cura di Gaia Bindi e Claudio Cravero. Siamo all'interno della mostra Breathless di Andrea Polli, prima personale in Italia di questa artista americana, considerata dalla critica una delle esponenti dell'arte ecologica cosiddetta estrema. Estrema semplicemente perché molte delle sue ricerche, delle spedizioni che ha fatto, portato avanti in questi anni, hanno avuto luogo in luoghi appunto estremi come il Polo Artico oppure in Antartide. Parliamo di un filone dell'arte contemporanea che sì, in qualche modo prosegue quello che è il discorso dell'arte del vivente, prerogativa e mission del PAV, Parco Arte Vivente, ma in particolar modo di una tendenza, di una declinazione di tutti quelli che sono in qualche modo i filoni della storia dell'arte contemporanea degli ultimi 50 anni del Novecento, dove l'arte ambientale non è solo più la presentazione di un landmark, quindi di un segno nel territorio, ma diventa a tutti gli effetti una interazione per una comprensione di quello che sta avvenendo a livello ambientale. Che Andrea Polli è conosciuta per lo più per quelli che sono i progetti denominati Atmospheric Weathers e quindi progetti sul clima, sul tempo, dove il clima stesso diventa medium artistico. Per cui parliamo di se vogliamo anche di un paradosso, cioè usciamo da quella che è una dimensione più strettamente tradizionale, dove per arte contemporanea si intende principalmente l'installazione, il ready-made, per entrare davvero in una nuova visione dove anche il clima, appunto, con la sua astrazione può diventare strumento e medium artistico. La mostra Breathless, che letteralmente significa senza fiato, è davvero quello che nella visione poi di Andrea Polli si presenta a tutti gli effetti come comprensione di quello che sta accadendo a livello soprattutto di urgenza ambientale in tutto il mondo. La lettura di questa mostra può essere articolata su tre livelli, che sono poi gli stessi livelli, gli stessi step, gli stessi passaggi che attraversano tutta l'opera di Andrea Polli. Si è sorpresi, ed ecco perché poi il titolo Breathless, cioè senza fiato, senza respiro, innanzitutto da quello che è una dimensione estatica, per poi passare ad una dimensione estetica e infine una dimensione etica. Estatica perché i lavori di Andrea Polli nella sua poetica, nella sua ricerca e soprattutto nella sua formalizzazione tentano di stupire lo spettatore, di coinvolgono in quello che è una dimensione principalmente ludica, per arrivare poi ad una fase estetica che è quella proprio di formalizzazione o di forma del lavoro stesso, che quindi ha a che fare con quella che è la ricerca stessa dell'artista, ha una visione, come dicevamo, di un ultimo passaggio che è quello etico, cioè di comprensione dei fenomeni atmosferici. What we have here is a cloud car. And it is designed to raise your awareness about the cloud of emissions that you
create whenever you're driving around in your car. We have 3 nozzles that are pushing out atomized mist. Pressurized at 1,000 PSI, water, just regular tap water, run through a filter, atomized. Una delle peculiarità del suo lavoro è quello di rendere tangibile, di rendere visibile ciò che in natura noi non concepiamo come un dato di realtà, un dato concreto, vale a dire inquinamento atmosferico, vale a dire riscaldamento globale, le piogge acide o tutti quelli che sono gli uragani o di recentissima presenza come quelli che sono i terremoti o disastri come i fenomeni di Katrina o lo tsunami. In questa direzione quindi la comprensione che noi possiamo avere di questi fenomeni avviene attraverso tutti quei livelli di cui si è detto poco fa, quindi estatico, estetico ed etico. Un primissimo lavoro che Andrea Poli ha realizzato nel 2009 a San José in California, dove su una commissione insomma, artistica di arte pubblica lei è stata incaricata di realizzare un intervento open air all'aria aperta, lei ha deciso di materializzare quelle che sono le polveri sottili presenti nell'aria, tant'è che il progetto è stato sovvenzionato e promosso dalla Lung Association di San José, che ha rilevato davvero un'incidenza notevole rispetto a quelli che sono i malati per quanto riguarda gli apparati respiratori, in decisa crescita rispetto al passato. La sua scelta è stata quella di visualizzare attraverso un nefelometro, che è uno strumento di matrice ottica che riesce quindi a percepire quelle che sono le densità delle polveri non solo sottili ma anche della densità delle nuvole all'interno dell'atmosfera, per tradurle e processarle quindi attraverso un processore di un computer e visualizzarle in tempo reale in una forma che lei ha deciso a priori, che è quella di una cascata luminosa. Vediamo quindi si è potuto vedere in quelle che sono le documentazioni presenti anche in questa mostra qui al PAV, come le persone si stupirono della bellezza, del fascino di questa cascata, ma rimanessero ulteriormente stupite e anche scioccate nel capire, nel comprendere come quella cascata aveva origine, cioè dall'inquinamento atmosferico, che quindi corrisponde esattamente all'aria inquinata che loro stavano respirando in quel momento. Well, I certainly think that if that kind of a piece were out there in the public sphere for people to look at and to provoke them and raise questions for them or make the sorts of problems that they're living in every day and perhaps have become inured to or even just have become invisible to them, if it could make those things more manifest or bring them back to the foreground, then it's possible that this kind of thing could catalyze people to think differently about air quality and its relationship to their lives and their own everyday habits. Ricerca di Andrea Poli prosegue poi su un altro filone di indagine che inevitabilmente è legata a quella che è la storia dell'uomo, o meglio all'evoluzione dell'uomo moderno, e quindi all'implicazione tecnologica e tutto ciò che ha favorito quello che oggi è diciamo, il nostro benessere, vale a dire l'automobile. L'automobile è davvero la conquista tecnologica che ha unificato l'uomo in quasi tutte le parti del mondo, e ancora sempre di più se pensiamo al presente, alla Cina e all'India, ma quello è il caro prezzo che stiamo pagando per l'ottenimento di un benessere, vale a dire riuscire a possedere un'auto o più di un'auto in una famiglia fa sì che questo vada ovviamente inevitabilmente a ricadere sulla qualità dell'aria che respiriamo. Indagini di questo tipo sono state portate avanti da Andrea Poli sia nello stato di New York, nel Queens, quindi vicino a New York stessa, con un'installazione dal titolo Cloud Car. Cloud Car è macchina nuvola, se vogliamo tradurla in maniera letterale,
e ha a che fare con quella che è la visualizzazione dell'ossido di carbonio che viene emesso durante l'accensione dell'automobile. Quindi l'auto semplicemente simula e rende evidente tutto quello che è la particella che naturalmente viene emessa dall'automobile stessa. In briefer, invece, abbiamo tradurlo anche qui in maniera molto letterale, sta per respiratore, abbiamo invece un'auto che è sottoposta a un processo di insufflaggio, quindi di rigonfiamento di una capsula che la avvolge e che al tempo stesso la sgonfia, comportandosi esattamente come un polmone, quindi in una dimensione di inspiro e respiro. Uno degli ultimi video in mostra di Briefless è N puntato, N dot. N sta per nord, perché siamo effettivamente al polo nord, in uno dei punti più estremi del nord dell'Artico, e ci troviamo esattamente al 90° grado di longitudine. Che cosa vuol dire? Siamo esattamente nel punto in cui il sole albeggia e tramonta una volta sola all'anno, quindi la rotazione terrestre è talmente minima da non creare la percezione del giorno e della notte, quindi un momento nel quale addirittura giorno e notte quasi coincidono. In questo luogo, che noi potremmo definire mondo ai confini del mondo, in realtà ci troviamo in un punto in cui la stessa Polly ha registrato, con il suo processo di sonificazione, una tempesta di neve in corso, un video che dura circa 40 minuti ma che restituisce la complessità e la totalità di questo fenomeno atmosferico, esattamente a partire dai primi sintomi sino ad arrivare al diapason, quindi all'intensità sonora che questa tempesta può generare. Le immagini sono proiettate su una lente circolare, quindi per restituire sia l'idea di un pezzo di ghiaccio, di una lastra di ghiaccio, ma soprattutto di una lente, che poi è il filtro che ci serve per osservare e analizzare il fenomeno stesso. Parallelamente alla mostra, il PAV organizza delle attività educative e formative di laboratorio dove vengono approfondite le tematiche proposte. Il tutto è a cura di Orietta Brombin. Ciascuna mostra che viene presentata al nostro temporale, intendo, trova un risvolto di attivazione culturale, artistica con il pubblico. Nel caso di Andrea Polli, della mostra Breathless, il laboratorio che abbiamo costruito si intitola Ascoltare segni e si focalizza appunto sulla pratica dell'artista di trasformare i dati sensibili in codice artistico, così come la scienza dagli eventi meteorologici, eccetera, ricava dei dati numerici, spesso dei numeri, dei gradi e delle unità di misura comunque diverse. Appunto Andrea Polli fa un po' il contrario, cioè recupera il dato meteorologico, il freddo dato arido scientifico, e lo trasforma in un oggetto che si vede, che quindi si può di nuovo sperimentare con il corpo, come ad esempio nel caso di Cloud Car, dove la nebbia ci avvolge. Ecco, qui quella è la rappresentazione di un dato meteorologico che normalmente viene condensato per questioni di brevità e anche però così di ambito molto chiuso in un numero. Il laboratorio Ascoltare segni consiste nell'avere a disposizione quattro dati, che sono nel nostro caso un colore, uno fra alcuni colori, uno fra alcune parti del corpo, poi alcune immagini e altri ancora che sono delle texture, delle frammenti tratti da organismi biologici più che botanici, insomma in senso generale. Questi quattro dati possono essere scelti per rappresentare la temperatura, l'umidità, le precipitazioni e le polveri sottili.
Quindi ciascun partecipante ha potuto scegliere abbinando il colore a un certo dato, come per esempio può essere la temperatura, e in base, questo in base a una sua specifica volontà creativa, un suo ragionamento molto personale. Prima di salutarci vi lasciamo i consueti appuntamenti artistici più importanti della settimana. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima puntata. Popoli, tocchi di colore, Yanomami e Samburu a Torino. La mostra si tiene nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale a Torino. La mostra fotografica rimane fino al 17 febbraio 2012. Russian Cosmos al Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli. Con il sostegno delle più alte istituzioni governative italiane e russe, il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea e il Multimedia Art Museum Moscow organizzano e presentano la mostra Russian Cosmos. La mostra si tiene fino al 26 febbraio 2012. Al PAV, Parco Arte Vivente, espongono fino al 26 febbraio la prima personale in Italia di Andrea Polli, l'artista considerata tra i protagonisti dell'arte ecologica cosiddetta estrema, che affronta temi importanti ed attualissimi come il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. La mostra Breathless, ovvero Senza Fiato, è a cura di Gaia Bindi e Claudio Cravero. Siamo all'interno della mostra Breathless di Andrea Polli, prima personale in Italia di questa artista americana, considerata dalla critica una delle esponenti dell'arte ecologica cosiddetta estrema. Estrema semplicemente perché molte delle sue ricerche, delle spedizioni che ha fatto, portato avanti in questi anni, hanno avuto luogo in luoghi appunto estremi come il Polo Artico oppure in Antartide. Parliamo di un filone dell'arte contemporanea che sì, in qualche modo prosegue quello che è il discorso dell'arte del vivente, prerogativa e mission del PAV, Parco Arte Vivente, ma in particolar modo di una tendenza, di una declinazione di tutti quelli che sono in qualche modo i filoni della storia dell'arte contemporanea degli ultimi 50 anni del Novecento, dove l'arte ambientale non è solo più la presentazione di un landmark, quindi di un segno nel territorio, ma diventa a tutti gli effetti una interazione per una comprensione di quello che sta avvenendo a livello ambientale. Tant'è che Andrea Polli è conosciuta per lo più per quelli che sono i progetti denominati Atmospheric Weathers e quindi progetti sul clima, sul tempo, dove il clima stesso diventa medium artistico. Per cui parliamo di una, se vogliamo anche di un paradosso, cioè usciamo da quella che è una dimensione più strettamente
tradizionale, dove per arte contemporanea si intende principalmente l'installazione, il ready made, per entrare davvero in una nuova visione dove anche il clima, appunto, con la sua astrazione può diventare strumento e medium artistico. La mostra Briefless, che letteralmente significa senza fiato, è davvero quello che nella visione poi di Andrea Polli si presenta a tutti gli effetti come comprensione di quello che sta accadendo a livello soprattutto di urgenza ambientale in tutto il mondo. La lettura di questa mostra può essere diciamo articolata su tre livelli, che sono poi gli stessi livelli, gli stessi step, gli stessi passaggi che attraversano tutta l'opera di Andrea Polli. Si è sorpresi, ed ecco perché poi il titolo Briefless, cioè senza fiato, senza respiro, innanzitutto da quello che è una dimensione estatica, per poi passare ad una dimensione estetica e infine una dimensione etica. Estatica perché i lavori di Andrea Polli, nella sua poetica, nella sua ricerca e soprattutto nella sua formalizzazione, tentano di stupire lo spettatore, di coinvolgerlo in quello che è una dimensione principalmente ludica, per arrivare poi ad una fase estetica, che è quella proprio di formalizzazione o di forma del lavoro stesso, che quindi ha a che fare con una, quella che è la ricerca stessa dell'artista, ha una visione, come dicevamo, di un ultimo passaggio, che è quello etico, cioè di comprensione dei fenomeni atmosferici. What we have here is a cloud car, and it is designed to raise your awareness about the cloud of emissions that you create whenever you're driving around in your car. We have three nozzles that are pushing out atomized mist. Pressurized at 1,000 PSI. Water, just regular tap water, run through a filter, atomized. Una delle peculiarità del suo lavoro è quello di rendere tangibile, di rendere visibile ciò che in natura noi non concepiamo come un dato di realtà, un dato concreto, vale a dire inquinamento atmosferico, vale a dire riscaldamento globale, le piogge acide o tutti quelli che sono gli uragani o di recentissima presenza come quelli che sono i terremoti o disastri come i fenomeni di Katarina o lo tsunami. In questa direzione quindi la comprensione che noi possiamo avere di questi fenomeni avviene attraverso tutti quei livelli di cui si è detto poco fa, quindi estatico, estetico ed etico. Un primissimo lavoro che Andrea Polli ha realizzato nel 2009 a San José in California, dove su una commissione insomma artistica di arte pubblica lei è stata incaricata di realizzare un intervento open air all'aria aperta, lei ha deciso di materializzare quelle che sono le polveri sottili presenti nell'aria, tant'è che il progetto è stato sovvenzionato e promosso dalla Lung Association di San José, che ha rilevato davvero un'incidenza notevole rispetto a quelli che sono i malati per quanto riguarda gli apparati respiratori, in decisa crescita rispetto al passato. La sua scelta è stata quella di visualizzare attraverso un nefelometro, che è uno strumento di matrice ottica che riesce quindi a percepire quelle che sono le densità delle polveri non solo sottili ma anche della densità delle nuvole all'interno dell'atmosfera, per tradurle e processarle quindi attraverso un processore di un computer e visualizzarle in tempo reale in una forma che lei ha deciso a priori, che è quella di una cascata luminosa. Vediamo quindi una... Cioè, si è potuto vedere in quelle che sono le documentazioni presenti anche in questa mostra qui al PAV come le persone si stupirono della bellezza, del fascino di questa cascata, ma rimanessero ulteriormente stupite e anche scioccate nel capire, nel comprendere come quella cascata aveva origine, cioè dall'inquinamento atmosferico, che quindi corrisponde esattamente all'aria inquinata che loro stavano respirando in quel momento. Well, I certainly think that if that kind of a piece were out there in the public sphere for people to look at and to provoke them and raise questions for them or make
the sorts of problems that they're living in every day and perhaps have become inured to or even just have become invisible to them. If it could make those things more manifest or bring them back to the foreground, then it's possible that this kind of thing could catalyze people to think differently about air quality and its relationship to their lives and their own, you know, their own everyday habits. La ricerca di Andrea Polli prosegue poi su un altro filone di indagine che inevitabilmente è legata a quella che è la storia dell'uomo, o meglio, all'evoluzione dell'uomo moderno e quindi all'implicazione tecnologica e tutto ciò che ha favorito quello che oggi è diciamo, il nostro benessere, vale a dire l'automobile. L'automobile è davvero la conquista tecnologica che ha unificato l'uomo in quasi tutte le parti del mondo e ancora sempre di più se pensiamo al presente, alla Cina e all'India, ma quello è il caro prezzo che stiamo pagando per l'ottenimento di un benessere, vale a dire il riuscire a possedere un'auto o più di un'auto in una famiglia fa sì che questo vada ovviamente inevitabilmente a ricadere sulla qualità dell'aria che respiriamo. Indagini di questo tipo sono state portate avanti da Andrea Polli sia nello stato di New York, nel Queens, quindi vicino a New York stessa, con un'installazione dal titolo Cloud Car. Cloud Car è macchina nuvola, se vogliamo tradurla in maniera letterale, e ha a che fare con quella che è la visualizzazione dell'ossido di carbonio che viene emesso durante l'accensione dell'automobile. Quindi l'auto semplicemente simula e rende evidente tutto quello che è la particella che naturalmente viene emessa dall'automobile stessa. In Briefer, invece, abbiamo tradurlo anche qui in maniera molto letterale, sta per respiratore, abbiamo invece un'auto che è sottoposta a un processo di insufflaggio, quindi di rigonfiamento di una capsula che la avvolge e che al tempo stesso la sgonfia, comportandosi esattamente come un polmone, quindi in una dimensione di inspiro e respiro. Uno degli ultimi video in mostra di Briefless è N. N sta per nord, perché siamo effettivamente al polo nord, in uno dei punti più estremi del nord dell'Artico, e ci troviamo esattamente al 90° grado di longitudine. Che cosa vuol dire? Siamo esattamente nel punto in cui il sole albeggia e tramonta una volta sola all'anno, quindi la rotazione terrestre è talmente minima da non creare la percezione del giorno e della notte, quindi un momento nel quale addirittura giorno e notte quasi coincidono. In questo luogo che noi potremmo definire mondo ai confini del mondo, in realtà ci troviamo in un punto in cui la stessa Polli ha registrato con il suo processo di sonificazione una tempesta di neve in corso, un video che dura in circa 40 minuti ma che restituisce la complessità e la totalità di questo fenomeno atmosferico esattamente a partire dai primi sintomi sino ad arrivare al diapason, quindi all'intensità sonora che questa tempesta può generare. Le immagini sono proiettate su una lente circolare, quindi per restituire sia l'idea di un pezzo di ghiaccio, di una lastra di ghiaccio, ma soprattutto di una lente che poi è il filtro che ci serve per osservare e analizzare il fenomeno stesso. Parallelamente alla mostra, il PAV organizza delle attività educative e formative di laboratorio, dove vengono approfondite le tematiche proposte. Il tutto è a cura di Orietta Brombin. Ciascuna mostra che viene presentata, mostra temporanea intendo, trova un risvolto di attivazione culturale, artistica con il pubblico. Nel caso di Andrea Polli, della mostra Breathless, il laboratorio che abbiamo costruito si intitola Ascoltare segni e si focalizza appunto sulla pratica dell'artista di trasformare i dati sensibili in codice artistico, così come la scienza dagli eventi meteorologici, eccetera,
ricava dei dati numerici, spesso dei numeri, dei gradi e delle unità di misura comunque diverse. Appunto Andrea Polli fa un po' il contrario, cioè recupera il dato meteorologico, il freddo dato arido scientifico, e lo trasforma in un oggetto che si vede, che quindi si può di nuovo sperimentare con il corpo, come ad esempio nel caso di Cloudcar, dove la nebbia ci avvolge. Ecco, qui quella è la rappresentazione di un dato meteorologico che normalmente viene condensato per questioni di brevità e anche però così di ambito molto chiuso in un numero. Il laboratorio Ascoltare Segni consiste nell'avere a disposizione quattro dati, che sono nel nostro caso un colore, uno fra alcuni colori, uno fra alcune parti del corpo, poi alcune immagini e altri ancora che sono delle texture, delle frammenti, diciamo, tratti da organismi biologici più che botanici, insomma, in senso generale. Questi quattro dati possono essere scelti per rappresentare la temperatura, l'umidità, le precipitazioni e le polveri sottili. Quindi ciascun partecipante ha potuto scegliere abbinando il colore a un certo dato, come per esempio può essere la temperatura, e in base a una sua specifica volontà creativa, a un suo ragionamento molto personale.